colpita di questo progetto è perché le sue insegnanti hanno subito raccolto la proposta del Service Lions Kairos. Sì, intanto dobbiamo ringraziare i Lions per questa preziosa opportunità offerta alla nostra scuola e ai nostri alunni. Gli strumenti didattici che ci mettono a disposizione, che mette a disposizione il Lions, sono utilissimi per soffermarsi su uno dei temi a noi molto cari, che è quella della valorizzazione delle differenze, la diversità nella bellezza della valorizzazione delle differenze, e ci offre anche occasione per riflettere criticamente sulla disabilità e di come l'ambiente esterno può essere, a seconda delle situazioni, un grande facilitatore ma anche un grande ostacolo nei confronti di bambini, delle persone che hanno una disabilità. Delle proposte didattiche utilissime per riflettere su un tema a noi molto caro, che è quello dell'inclusione, che è uno dei pilastri dell'offerta formativa della nostra scuola e che sono certa aiuterà i nostri ragazzi anche a sviluppare atteggiamenti di collaborazione oltre che di accettazione, e migliorerà le relazioni all'interno del gruppo classe. Perché i Lions Club realizzano service nelle scuole? Beh, per noi è estremamente importante, sono anni che noi entriamo nelle scuole e portiamo tanti progetti. Oggi abbiamo portato questo progetto che si chiama Kairos, che si rivolge principalmente a ragazzi con lievi handicap, ma soprattutto ci serve per creare unione con gli altri. Questo infatti si chiama inclusione al contrario. Gli altri progetti che presentiamo sono l'educazione stradale, sono i diritti umani, estremamente importanti, dove si proiettano anche dei video che rappresentano la storia e l'educazione e il rispetto verso gli altri. Parliamo anche di progetti sanitari come il progetto Martina, che è rivolto a ragazzi e ragazze, che in cui si parla e si affronta il problema dei tumori, che è estremamente delicato in un'età molto giovanile. Alcune volte dei piccoli segnali possono salvare la vita a tanti ragazzi, senza parlare poi di tanti tanti altri progetti che alcune volte sono anche le scuole stesse a chiederci. Di recente stiamo presentando un progetto molto importante nelle scuole superiori, che è rivolto all'educazione finanziaria. L'educazione finanziaria rientrerà, speriamo, tra le materie di insegnamento, però noi già abbiamo cominciato a portare questo progetto nelle scuole, e dove speriamo che vada sempre più avanti. Qual è l'obiettivo di questo progetto? Buongiorno, Kairos vuol dire integrazione al contrario, vuol dire il momento giusto per proporre questa nuova idea di integrazione e di inclusione nelle scuole. L'obiettivo è educare i ragazzi alla solidarietà, alla cooperazione, ed è molto particolare questo progetto perché si rivolge ai ragazzi cosiddetti normodotati o normotipo, per far comprendere quali sono le difficoltà che incontra un amico, un compagno di banco che qualche problema può avere nel quotidiano, condividerlo, mettersi nei panni degli altri e comprendere queste difficoltà del quotidiano e cercare di diminuire le differenze, apprezzare la diversità come ricchezza, valorizzare l'unicità di ciascuno.